In questo video tecnica andremo a realizzare dei charms a tema segni zodiacali, che tra le altre cose sono molto di tendenza in questo periodo, in questi mesi. Gli articoli che utilizzeremo oggi per questo video tecnica sono delle targhette tonde della Premium Blacks con anellino in alluminio, la pasta Ceralun della Swarovski bianca, Xylo Rose Hotfix e il No Hotfix della Swarovski, colore crystal. Per quanto riguarda le misure, per il No Hotfix si può utilizzare l'SS3 e invece per il Xylo Rose Hotfix l'SS5. Prendiamo due parti uguali di Ceralun, sia quella bianca che quella grigia. Come saprete, la Ceralun è una bicomponente. Impastate insieme le due paste, utilizzate sempre i guanti. Deve risultare poi completamente bianca. Formate una pallina, l'appiattite un pochino e andrete a posizionarla sulla targhetta, facendola aderire bene e dandole la forma tonda come la targhettina. Questo è il risultato finale, per cui cercate di togliere via anche un pochino le impronte. Andiamo ad applicare con una pinzetta curva gli hotfix. Posiziono l'hotfix e poi con le punte faccio aderire bene alla pasta. Sto realizzando il segno dei pesci. Come avete visto è veramente molto semplice. L'importante è poi farli aderire bene, appunto con la punta della pinzetta, schiacciarli un pochino in modo che aderiscano. Pasta Ceralun si asciuga tranquillamente all'aria, per un'asciugatura completa ci vogliono anche 24 ore. La cosa che potete utilizzare come sfondo, a parte il bianco, ci sono tanti vari colori sul nostro sito. Abbiamo a disposizione il nero, il rosa, abbiamo veramente tanti colori, il rosso, il blu. E poi potete sbizzarrire tranquillamente con gli hotfix, che potete utilizzare sia quelli no hotfix, il rosa no hotfix, oppure appunto Xylo Rose Hotfix. Entrambi vanno bene lo stesso. Abbiamo realizzato appunto dei segni zodiacali stilizzati. Questo ad esempio è l'Ariete, i pesci che avete visto poco fa, il Sagittario e questo invece è il Toro.